Abbiamo avuto fortuna, dice. Abbiamo in mano le carte buone, ma non si può perdere con delle carte così. Le mie carte sono sempre le stesse e non mi sembrano così tanto buone. Sa dirmi l'ora, per favore? E che ore sono? Ma è impossibile, assolutamente impossibile. Ma... Parte della mia giornata è dedicata a questo. Immaginarti, osservarti e far quadrare i conti, prevedere ciò che accadrà. Ecco, vedi, è questo che volevo dire. Abbiamo avuto fortuna. Abbiamo in mano le carte buone. Non si può perdere con delle carte così. Nonostante il passare del tempo, i nostri conti continuano a quadrare. La televisione trasmette di tutto e a tutte le ore. Ricette, lezioni di fisica nucleare, vecchi filmati di superclassifica show, interviste a sconosciuti, film porno con pretesa di educazione sessuale, thriller, tribune politiche, interi dossier di medicina legale. Credo che la gente si sia disabituata a sentire quel rumore, quel click. Potrei uscire per strada e gridare aiuto all'impazzata. Non accadrebbe comunque niente. Nessuno te lo impedisce. Puoi farlo, se pensi di volerlo fare. Lo farò prima o poi. Allora vuol dire che non lo vuoi fare. Vuol dire che lo farò, prima o poi. Perché tu hai voltato le spalle e sei andata via. Mentre tutti erano là e ci contavano, e contavano su di te. Perché tu hai tradito un'idea, un progetto, e questo non si fa. E lui, il buon pastore, non potrà che fartelo ricordare. Con me o contro di me. Avanti e indietro, destra e sinistra, tutti e due. Avanti, dietro, destra e sinistra, tutti e due. Ho letto nel tuo libro, tutti e due. Va meglio adesso? Va meglio cosa? Il tuo limite della pazienza si è risvegliato? O possiamo considerarlo un fascicolo definitivamente archiviato? Dimenticatene. Fai come se non fosse mai esistito. Vuoi fare una partita? No, grazie. Falla tu. D'accordo. Ma se dovessi vincere, te ne pentirai. Non ti darò nessuna rivincita. Vincerai. Gli ho aperti. Non ci credo. Perché non vieni a controllare? Ma non ho ancora detto tre. Sei sleale. Ho solo aperto gli occhi, non mi sembra la fine del mondo. Smettila. E allora? Quanto ti devo aspettare? Mi stai facendo confondere. Sbrigati. Non fare come mia, per cinque fai. L'amore mi ha portato a male a sua volta. Amore, amore, che mai fatto fai? Mai levato lo sonno di la notte. Dovresti essere contenta adesso, no? Le tue prove per una rivoluzione impossibile stanno dando dei buoni frutti. Adesso puoi finalmente dire a te stessa: ci sono. Sono sulla strada del cambiamento. Sono immobile. Non ho mai pensato ti donasse. Non te l'ho detto per non confondere il tuo ottimismo. Ma ne troveremo un altro quando sarà. Magari la prossima volta, quando deciderai di andare via. Ecco, vedi, con il 139 andrà meglio. Bisogna avere fiducia nel futuro. 146. Alla fine ognuno avrà il cappotto giusto per sé. E ogni cosa sembrerà migliore. Senti, senti questa. Sembra la scena di un film. La gente si spara addosso nella capitale. E il movimento sta guadagnando la provincia e la classe contadina. Presi dal panico, 200.000 abitanti lasciano il paese. Qualche mese dopo, il silenzio, la calma, l'ordine regnano di nuovo. Ah, mi piacciono le storie a lieto fine.